Allora, siamo con Gabriella Iacobucci, presidente dell'Associazione Molise d'Autore, che sostiene da anni un progetto rivolto a promuovere la lettura nei nostri comuni più piccoli. In quali comuni è stato realizzato questo progetto? E a cura di chi e quali sono state le difficoltà, comune per Sì, comune il oppure in generale? progetto è stato inaugurato 2 o 3 anni fa e in alcuni comuni dove ho trovato dei referenti Locali, insomma, locali attivi e interessati, interessati. ecco. E per esempio Ripa Bottoni, dove andrò anche fine settimana, Riccia, Ripa Limosani, Baranello, le biblioteche, i centri di lettura. Baranello, Fossalto, Montorio nei Frentani, Casa Calenda. Questi finora. Certamente mi piacerebbe ampliare la rete, però infatti, Dipende ci sono appunto da difficoltà Che pratiche, finanziarie. consistono, al di là di questo, insomma, ma comunque c'è bisogno di un referente locale che si faccia parte Un di, cioè, referente del interessato, progetto, perché a insomma. volte si trovano sindaci che dicono: ah sì, che bello, io sono per la cultura, però poi non ci sono i soldi. E non hanno nemmeno il tempo Non di hanno seguire neanche il il tempo di seguire il progetto con la progetto. cura A volte però necessaria, trovi insomma. persone, presidenti Certo. di associazioni culturali o gente che ama il proprio paese, che si dà da fare e collabora. Negli anni passati il progetto ha riguardato, diciamo, la promozione e la diffusione della poetica e della letteratura molisana prodotta da scrittori che avessero origini molisane, ma che sono diventati noti e che vivono, insomma, nella generalità dei casi all'estero. È così? Sì, però sì, abbiamo cominciato, diciamo che con una fetta di scrittori che sono quelli che io conoscevo meglio e che sono quelli i molisani residenti all'estero, tipo Nino Ricci, Gio Fiorito o anche Corsi ed altri, che non erano conosciuti. Ma c'è da sottolineare una cosa, io non promuovo questa letteratura. Voglio soprattutto promuovere la lettura diretta dei testi. Non facciamo della letteratura se non quella che nasce dal commento spontaneo, dal testo stesso. Cioè, non presentiamo i libri, non viene un professore universitario a presentare i libri. I libri vengono proposti, messi sul tavolo e il gruppo di lettura, che è un gruppo sempre limitato, non più di 15 persone, intorno a un tavolo legge ad alta voce, naturalmente sotto la guida di un coordinatore, che solita finora sono stata io, una guida alla lettura, un coordinatore della lettura. A volte invito anche ospiti che possano stimolare questo tavolo di Certo, lettura. dei testimoni, Dei diciamo, insomma. testimoni che integrano, ravvivano, stimolano il dialogo, insomma, anche di altri, che ne so, a Riccia mi è capitato questo maggio di invitare Michele Tanno, che per esempio sappiamo tutti si occupa del territorio molisano, ma di un altro, l'agricoltura. Perché Sì. per me la letteratura, l'agricoltura, tutti i settori sono cultura molisana, insomma. Sono Ma la cultura letter sono cultura, comunque. ma la letteratura, diciamo, è forse insomma, la meno frequentata, Vabbè. ecco così. E quest'anno, anche su indicazione del Centro per il Libro e per la Lettura del Ministero, Ministero dei Beni Culturali di e quindi Roma. avete dedicato, diciamo, come Sì. associazione, il vostro intervento si intitola non a caso Pagine Tricolori Sì. al 150esimo Sì, della quest'anno ci sono celebrazione arrivate, dell'unità. cioè la biblioteca aperta già funzionava da prima, ma quest'anno sono arrivate delle indicazioni dal Centro per il Libro e la Lettura di Roma e tra l'altro quando abbiamo fatto questa manifestazione a Riccia è venuto anche un rappresentante da Roma, è stato molto soddisfatto. E ci hanno dato delle indicazioni di ispirare eventi dedicati alla lettura di qualunque genere All'unità all'Unità d'Italia, d'Italia, insomma. insomma. E allora io ho pensato di scegliere delle pagine molto belle del nostro grande Francesco D'Ovidio, un discorso per il primo centenario dell'istituzione della provincia di Molise, che è un discorso veramente è memorabile, è Del pieno 1911. del 1911. È un discorso difficile, ora finora noi abbiamo letto romanzi e questa è una cosa più difficile, però
La mia soddisfazione nasce quando io riesco a portare su un tavolo fatto di gente comune, dove ci sono vari tipi anche di preparazione culturale, dalla più elementare a quella più avanzata, di portare dei testi che valgono. Questa iniziativa è stata già programmata per Ripa Bottoni, quando? Lo faremo 2 giorni, sabato e domenica. Il primo giorno verrà con me anche Rosa Maria Lalli, perché questo discorso l'ho preso dalla raccolta curata a sua volta dal nostro Renato Lalli. E lei ci parlerà dell'affinità, della comunione che c'era tra Renato Lalli e il suo scrittore preferito, che era Francesco Dovidi. E il secondo giorno, poi, quindi io poi introdurrò, eccetera, e il secondo giorno c'è la lettura a tavolino, cioè ognuno leggerà un brano, discuteremo, brani scelti, insomma, come grano salis. Benissimo, grazie e buon lavoro. Grazie a voi.